Dal 26 luglio al 2 agosto si è svolta la seconda edizione di Espin Festival, prodotto dalla società Arco Public e promosso dalla Regione Lazio, dalla provincia di Viterbo e dalla città di Montefiascone. Più di 7.000 presenze in 8 giorni e proiezioni sempre gremite, sia a Piazzale Frigo che alla Rocca dei Papi, sono state la risposta appassionata a un'iniziativa che ancora una volta ha saputo coinvolgere il territorio dell'intera Tuscia e che si propone di allargare sempre più la sua offerta culturale. Oltre alla sezione in concorso, che quest'anno ha visto Carmine Amoroso vincitore dell'Arco d'Oro e del premio di 5.000 euro con il suo toccante cover boy, il festival ha proposto numerosi appuntamenti, come gli incontri prestigiosi con registi quali Nanni Moretti, Pupi Avati e Giuliano Montaldo, e i concerti che si sono tenuti nei suggestivi Giardini della Rocca in Piazza L'Angelo Frigo. Tra le grandi novità di questa edizione, due nuovi premi, entrambi di 1.000 euro. Quello per il miglior cortometraggio, andato a Pierluigi Ferrandini con il suo Vietato Fermarsi, e quello del pubblico, anche questo vinto dal film Coverboy. Sono sicuro che questa importante manifestazione culturale e qualitativa, inserita nel panorama delle manifestazioni di Montefiascone e della Tuscia, porterà sicuramente un incremento turistico sul nostro territorio. Altro elemento, sindaco mi perdonerà, di coraggio da parte dei giovani, perché da parte loro, perché oltre alla scoperta del cinema si è voluto costruire anche una possibilità di promozione di un bellissimo posto, di un posto stupendo. Io nella conferenza stampa che abbiamo fatto qualche giorno fa a Viterbo ho detto che l'Est Film Festival è già nella seconda edizione uno fra i principali eventi culturali sicuramente della provincia di Viterbo. Poi di notte mi dice la mia collaboratore regia, moglie e sposa, che di notte dicevo motore, azione, stop. Allora lei a un certo punto mi ha detto meglio che ritorniamo dietro la macchina presa, se no mi vai fuori di testa. Perché nel guardare il vostro meraviglioso panorama vi è andata via un po' di voce. Darei il benvenuto a Nanni Moretti, un po' di suspense, un po' di foto, Nanni. Grazie. Io non penso che sia io a dover essere ringraziato. Insomma, prima di tutto penso voi che avete organizzato questo festival e insomma le persone che hanno risposto alla vostra iniziativa, no? Insomma, penso che siete voi due che dovete essere ringraziati da chi fa questo lavoro, insomma. Il mio lavoro, tra virgolette, di spettatore ha spesso influenzato il mio lavoro di regista, ecco, le mie emozioni di spettatore o delusioni hanno spesso influenzato le mie scelte di regista. Il teatro, un libro della Banca Cattolica, uno dei nostri sponsor, pieno di immagini, è autografato e... Benvenuto al maestro Pupi Avati, un applauso. Oh,
Napoli, sono molto riconoscente, è bello vedere una sala così piena di gente, il cinema ha bisogno di sale affollate. Io per casualmente entrare in una sala cinematografica e vidi questo film straordinario, il film più bello, più esaustivo sul cinema che si possa fare, che è Rotta e mezzo di Fellini. E attraverso quel film io compresi quelle che erano le potenzialità del cinema e mi resi conto di quello che poteva essere in qualche modo uno strumento attraverso il quale io potevo essere forse risarcito da quello che era stato il grande fallimento del primo tempo della mia vita, che era stato il fallimento musicale. Sló, máninn ofar skýjum hlá, líst upp gamla götu sló, þar glæðleg lína stó. Glingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hlá. Non so, vorrei facessi una considerazione un attimo da, come dire, visto che c'è questo passaggio di consegna, tu hai vinto il primo Arco d'Oro e adesso ci sarà il secondo. Volevo che facessi una considerazione personale prima di entrare nel tecnico. Ma la prima considerazione personale è che è molto piacevole stare qui, che a Montefiascone c'è un'atmosfera bellissima dal punto di vista umano, nei rapporti tra le persone, che voi sapete creare relazione fra tutti quelli che partecipano, creare atmosfera, è proprio piacevole stare qui, comunque in una dimensione di alto profilo dal punto di vista culturale. Questo è l'altro aspetto importante, cioè l'unire secondo me questi due elementi, cioè saper dare cose che hanno spessore, che hanno qualità, ma allo stesso modo il riuscire a proporle in una dimensione semplice, nel valore più alto che può avere questa parola. Quindi per me essere qui è un piacere, mi sento a casa, anzi forse il sindaco fra un po' mi troverà una stanzetta, non so, vedremo, per scrivere magari una storia da queste parti, non so, vedremo. L'Arco d'Oro, che oltre a essere insomma un premio che adesso scopriremo tutti, è anche un premio importante economico di 5.000 euro finanziato dal nostro main partner Artigian Cassa. Il vincitore è Cover Boy. Carmine Amoroso! Ecco qua. Carmine. Beh, io sono veramente emozionato, no, ma lo dico con sincerità, perché ecco sì, perché è un film sincero e la giuria, insomma, è tutta quanta, insomma, il pubblico. Cioè trovo la sincerità in questo e quindi a prescindere appunto dalle varie così lobby, no? Inciuci, magheggi, insomma, del nostro purtroppo sistema cinematografico, trovo veramente questa genuinità, quindi mi fa molto piacere. Mi trovo molto in sintonia e poi mi trovo molto in sintonia chiaramente anche con Giorgio, con insomma il suo film. Sono felicissimo, sono contentissimo ed emozionato veramente. Insomma, nonostante altri premi, però questo veramente mi riempie di gioia. Il film si distingue per una regia limpida e coerente. Da sottolineare nella fotografia il gioco di luci che è fedele specchio del susseguirsi degli eventi, come la riuscita e coinvolgente interpretazione degli attori, cui va il merito, grazie ad un'accurata introspezione psicologica, di rendere autentica e viva la vicenda narrata. Da un punto di vista tematico, la pellicola si impegna su questioni di grande attualità, trattandole con intelligenza ed originalità, toccanti i temi della universale dell'amicizia, della solidarietà umana, nel condividere e resistere allo stesso destino, pur provenendo da realtà differenti. Una menzione particolare la merita il delicato finale, che coinvolge emotivamente lo spettatore raggiungendo un altissimo livello espressivo e poetico, facendone un momento di grande cinema.